Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi unboxandoli. Finalmente ce l'abbiamo fatta, sono riuscito a entrare in possesso di una copia della Collector's Edition di Blasphemous 2, che è gigantesca e mi copre completamente la faccia. Ci tenevo particolarmente a fare un video unboxing completo e non un semplice reel per vari motivi. Innanzitutto, Blasphemous 2 è uno dei miei giochi preferiti del 2023 ed è un Metroidvania che ho apprezzato tantissimo, molto di più del primo capitolo, poi perché comunque sembra essere proprio una bella collectors, gigantesca, poi faremo anche dei confronti per quanto riguarda le dimensioni, e si tratta in fondo di una delle ultime collectors che mi interessava recuperare per Switch. Direi che all'orizzonte non c'è nulla di interessante, a meno che non annunciano qualcosa all'ultimo momento per Metroid Prime 4, soprattutto poi se prendiamo in considerazione che la collectors del primo è diventata molto molto ricercata, super rara, più che rara, molto costosa, e quindi ci tenevo a averla il prima possibile. Dietro ci sta una storia assurda, perché gli unboxing probabilmente ne avrete visti pochi, nonostante sia già uscita da una settimanella buona se non di più, perché non è così facile da reperire già da subito. Amazon aveva aperto i pre-order per giugno, sono stati poi annullati, rinviati a luglio, ho fatto il secondo pre-order su Amazon, mi è stato annullato anche quello, adesso viene venduta leggermente sopra il prezzo di listino, però da Amazon UK. Quindi non so se poi eventualmente ci sono anche tasse di importazione da pagare. E niente, fortunatamente sono riuscito a trovarla grazie ai ragazzi di livello 17. Questa non è una sponsorizzazione, il gioco l'ho pagato a prezzo di listino, però insomma, per un attimo ho avuto paura mi fosse sfuggita per sempre questa collectors. Quindi insomma, tutti questi motivi per me valgono il farci un video bello corposo sopra. Andiamo a vedere cosa c'è dentro e cerchiamo di capire se vale effettivamente questo centinaio di euro a cui viene venduta. Ma proprio perché non è un video sponsorizzato, mi raccomando, se video del genere vi piacciono sapete cosa fare: supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto, importantissimo, datemi i soldi. Bene, io ho detto tutto, unboxiamo, anzi iniziamo! Eccoci qua, allora i più attenti di voi noteranno che non c'è il cellophane, questo perché purtroppo questa è la seconda registrazione che faccio, perché mentre facevo la prima mi si è corrotto il file e ho perso tutto quanto. Perfetto, quindi rivediamo da capo questo unboxing. In realtà ero arrivato poco dopo la prima apertura, vi rimostro tutto quanto. Allora, a livello di dimensioni abbiamo una collector bella imponente, soprattutto molto profonda, ma che non è così gigantesca. Per me, diciamo, il compromesso perfetto tra bellezza del packaging e poi spazio occupato. Per darvi qualche punto di riferimento, vedete la Limited di Link's Awakening, che poi non è che fosse gigantesca, è leggermente più piccola, ma neanche troppo. Questa, a differenza di quella di Blasphemous, si sviluppava in orizzontale. Ecco, magari la vera differenza ce l'abbiamo a livello di profondità, perché quella di Blasphemous 2, come vedete, ha una costina molto più imponente. Però, se prendiamo una roba esagerata come la collectors di Tears of the Kingdom, vi renderete conto che proprio non c'è paragone. È addirittura quasi impossibile farla entrare tutta quanta in questa inquadratura abbastanza ravvicinata. Come potete vedere, Blasphemous 2 impallidisce a livello di dimensioni. Ma come ripetiamo sempre, l'importante è come lo si usa. E vediamo intanto cosa troveremo all'interno di questa collectors edition, leggendo quanto riportato sul retro. Incredibile, è crashato di nuovo tutto quanto. Ne ho approfittato per fare uno zoomettino. Vediamo quindi quello che c'è all'interno di questa collectors leggendo il retro del box. Allora, abbiamo ovviamente il box esterno che stiamo ammirando in questo momento, un certificato di autenticità, un album, un artbook con oltre 60 pagine di illustrazioni, una lettera di ringraziamento, un set di tre cartoline con degli artwork sopra, la colonna sonora in edizione da collezione con addirittura due CD, non uno, due, e colonna sonora composta da Carlos Viola o Viola. Poi abbiamo, qui viene indicato come collector's CD cover, in realtà si tratta di un flyer che sul retro ha il codice per il download digitale della colonna sonora. Poi una moneta da collezione conosciuta come marca del martirio, il simbolo del martirio, la guida del gioco, anche questa composta da più di 60 pagine di informazioni, il manuale di istruzioni che non c'era nell'edizione base ma comunque andremo a vedere, e poi il gioco standard. Ovviamente ne approfitto per ricordarvi che questa qua in realtà è l'edizione europea
l'unica disponibile sul mercato europeo, quindi uguale per tutte quante le nazioni, quindi probabilmente questo gioco in edizione standard sarà diverso da quello che comprai io al Day One, pensato proprio per il mercato italiano, spagnolo e portoghese, ma questo lo scopriremo insieme. Fermi tutti, mi sono reso conto di una cosa mostruosa adesso che stavo chiudendo il video. In realtà il retro della confezione è incollato e dietro non so quanto sia incollato. Hanno fatto una cosa strana perché è incollato con la colla a vista, quindi lo lascerò così, però dietro in realtà l'artwork continua, l'artwork è quello del fronte che poi attraversa anche le costine, ed è una scelta un po' particolare. Oddio, siamo abituati a cose del genere, che molto spesso ci sono le sovraccopertine che coprono soltanto la parte bassa anteriore e poi il retro che appena alzi la collectors diventa un disastro, come quella Link's Awakening che abbiamo appena visto. Ecco, ce l'ho qua. Queste sono soluzioni scomodissime che io odio con tutto me stesso, che ricordano un po' le spine card dei giochi giapponesi su CD negli anni 90. Però insomma, fare una cosa del genere con la colla a vista, che quindi secondo me se la stacco rischio di rovinare la collectors, non è stata proprio una grande mossa. Per ora la lascerò così. Torniamo al polo del passato, che in realtà si è interrotto 100.000 volte, quindi a dopo, ciao. Direi di passare nuovamente all'unboxing. Stavolta so già come si apre, perché ha un'apertura abbastanza classica, ma in realtà un lato rimane ancorato e si apre al libro. Nella parte sinistra abbiamo un piccolo scrigno che contiene la moneta da collezione, con due artwork in rilievo e un copyright che riporta 2024 Blasphemous, importantissimo metterci il copyright. E poi questo è la colonna sonora su due CD in edizione da collezione. Anche questa ha un'apertura a libretto. Mi sembra che quando si ha una confezione del genere si dica un'apertura digipack. Molto carina l'idea di estendere l'artwork su tutti e tre i lati che compongono questo box. Ovviamente la parte centrale è quella più importante, ma è molto figo che si estende il paesaggio anche dietro i due CD della colonna sonora, che per quanto io abbia una bella collezione di CD non penso che ascolterò mai, almeno che non l'ascolterò utilizzando i CD, anche perché ormai il lettore CD sul PC non ce l'ho più. Più che altro mi rifarò alla versione digitale della soundtrack, che qua dietro c'è il codice da riscattare per poterla scaricare, e sono curioso di riascoltare questa colonna sonora che, devo essere sincero, per quanto io abbia apprezzato il gioco, adesso non è che me la ricordi benissimo, anzi non mi è rimasto in mente praticamente nulla, ma di solito non sono uno che appunto le host dei giochi gli rimangono impresse. Però insomma sarà una buona occasione per potersela riascoltare. Abbiamo poi, questo bellissimo, una lettera, che è l'ultima cosa che ho visto prima che crashasse tutto quanto, ed è una cosa straapprezzata perché è una lettera di ringraziamento da parte degli autori del gioco. Ve la traduco al volo. Dai creatori del gioco di The Game Kitchen vi vogliamo ringraziare per essere stati parte di questa emozionante avventura che è stata lo sviluppo della saga di Blasphemous. Questa Collector's Edition di Blasphemous 2 punta anche a essere un tributo a voi, i veri protagonisti di questa storia. La vostra passione e il vostro entusiasmo ci hanno ispirato a tutti quanti durante questi anni. Siete i migliori fan che potessimo avere e vi saremo per sempre grati. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio. Thank you, grazie mille. Magari per qualcuno di voi sarà un po' una ruffianata, però devo dire che ho apprezzato tantissimo un messaggio del genere, perché riconosce il giocatore non come un semplice pollo da spennare, ma come qualcuno che ha partecipato attivamente alla buona riuscita di questo progetto, investendo non pochi soldi. Poi vabbè, io tipo l'ho comprato già due volte, quindi insomma fa piacere essere riconosciuti in un modo o nell'altro, soprattutto in un periodo dove appunto, cioè, si spende anche molto di più per delle collector che alla fine hanno veramente poco da offrire. Penso ad esempio a una recente collector che all'interno, pagata 250 euro, all'interno aveva il gioco in digitale e l'artbook, che non era neanche presente ma andava ordinato a parte. Ma ogni riferimento a giochi o produzioni realmente esistite è puramente casuale. Passiamo poi alla guida strategica, che è praticamente un libro, copertina semirigida, sembra quasi di avere tra le mani una graphic novel, anche e soprattutto per quanto è colorato l'artwork, che attraversa ancora una volta sia il fronte che il retro. E qui abbiamo forse
una cosa che non mi sarei mai aspettato di vedere, almeno non in questi termini qualitativi, una guida strategica appunto a tutti gli effetti che ripercorre tutte le mappe del gioco dividendole per zone specifiche e mostrando in ognuna di esse tutto quello che c'è da trovare e da sapere al riguardo. Quindi abbiamo gli NPC, i nemici, gli oggetti che si possono raccogliere, eccetera eccetera. C'è anche una breve descrizione dell'area e questo poi è riportato per tutti quanti i segmenti delle mappe ed è una cosa bellissima, anche perché uno magari ci si aspetta una guida strategica un po' più impersonale, qui invece è proprio impaginata bene, coloratissima, informazioni chiare da leggere. E io che ho finito il gioco ma non l'ho platinato, non l'ho 100%ato, questa potrebbe essere un'ottima scusa per insomma fare il clean up finale, dire di aver vissuto al 100% tutto quanto il gioco. E poi la seconda parte invece è dedicata alle quest. Ma anche qui, non lo so, sarà che sono cresciuto con GameFAQ e le guide testuali fatte di caratteri e basta, senza neanche un'immagine. Qui abbiamo invece un'impaginazione da paura, con tutti i passi da seguire, step by step, per completare le richieste secondarie degli NPC, gli upgrade delle armi e le varie statistiche del penitente. E tutto appunto con un sacco di immagini, riferimenti grafici, insomma una bomba. Tra l'altro veniva indicato come un libro di più di 60 pagine, in realtà, avendo visto il sommario, qui raggiungiamo praticamente quasi il centinaio. Ecco ancora tutte le quest. Ah, e si chiude addirittura con tutti quanti, non mi ricordo le resonances come venivano chiamate in italiano, però le statuette che potevano essere messe e se abbinate in determinati modi davano dei perk importanti al personaggio. E qui vengono appunto mostrate tutte quante le combinazioni possibili. Abbiamo anche le note finali, questa che ricorda proprio un approccio al gaming anni 90. Io direi che solo per questo forse vale la pena prendere questa Collector's Edition, ma non è finita qui, anzi, di roba da esplorare ce ne abbiamo ancora tantissima. E guardiamo ad esempio l'artbook, questo che si sviluppa in orizzontale, e qui, cioè, stiamo parlando di Blasphemous che fa del suo character design, della sua art direction, forse il punto di forza. Ci sono degli NPC mostruosi in questo secondo capitolo, secondo me ancora più ispirati rispetto al primo, che già aveva dei personaggi, degli incubi che però erano tremendamente affascinanti. Qui siamo ancora una volta di fronte a una direzione artistica pazzesca, però non ve li mostro tutti perché poi sennò si va in territorio di spoiler, ma insomma potete notare che la qualità c'è ed è pure tanta. Tra l'altro buona la qualità delle stampe, e questo effettivamente è di 60 pagine, una sessantina di pagine. Poi qui abbiamo le tre cartoline, vediamo gli artwork, che poi definire le cartoline in realtà è riduttivo perché a livello di dimensioni abbiamo più o meno le stesse dell'artbook. Questa è la prima, la seconda, la terza, tutte molto evocative e suggestive, ma insomma non ci aspettavamo altro da un gioco del genere. È finita qui? Ancora no, perché abbiamo il certificato di autenticità. Questa è la numero 10.620, chissà quante ne hanno stampate. E poi abbiamo la steelbook. Non sono un amante delle steelbook, questa se non altro è sobria. E dentro abbiamo l'artwork protagonista della guida strategica, anche qui la scritta Penance Never Ends, che era presente invece all'interno del digipack della colonna sonora. E per finire, in realtà quella che è l'attrazione principale di questo pacchetto, se vogliamo, il gioco in edizione fisica, che come avevamo detto è in realtà la versione PAL Multi, che dovrebbe avere anche italiano, sì, eccolo qua. Scritte in 6 lingue, triangolo, viola, rosa, non lo so, però insomma indica il PAL Multi. E ora lo apriamo e facciamo anche un confronto con l'edizione fisica che comprai al day one. Giusto, giusto, doveva esserci anche il manuale di istruzioni, e c'è. Qui sul retro abbiamo di nuovo Startwork, che abbiamo capito gli è piaciuto parecchio. Sì, bellissimo. Il mini booklet in spagnolo. Attenzione, sembra possa scollarsi da un momento all'altro. Molto carino il booklet, che è spillato,
quindi non dovrebbe scollarsi tanto facilmente, ed è prima in spagnolo e poi in inglese, giusto così. Quando lo sfoglio fa dei rumori inquietanti, quindi insomma non lo so, però apprezzatissimo trovarlo qua dentro. Ah, tra l'altro una cosa che non avevo mai visto, le avvertenze sull'epilessia sono addirittura integrate all'interno dell'artwork, non sono un foglietto a parte, meglio perché è uno dei foglietti più fastidiosi di sempre. Facciamo il confronto allora tra queste due edizioni, pro e contro. Allora, questo è difficile. Difficile dire quale sia l'artwork migliore. In realtà io apprezzo anche questo, un po' più scuro, un po' più cupo, un po' più tetro. Questo però rende bene l'idea dell'avventura del secondo, tra l'altro poi con alcuni elementi molto importanti della trama del gioco. Però forse questo è più elegante. Trattandosi di una versione non palmulti, non c'è l'orribile segno del corrispettivo del PEGI tedesco, che questo un po' rovina la copertina, anche se poi si tratta di una zona dell'artwork principale abbastanza secondaria, non così importante. Sul retro, vabbè, più o meno abbiamo la stessa impostazione. La penitenza non finisce mai. Qui però ovviamente era scritta nella versione PAL ITA in spagnolo, italiano e portoghese. Però poi c'è alla fine la triste verità, che è 100 volte meglio l'edizione all'interno di questa Collector's Edition, perché la versione base non aveva nulla a parte il gioco, non si erano manco sforzati di mettere un artwork all'interno. Tra l'altro questo al lancio mi sa che costava una quarantina di euro, qui invece un'esplosione di suoni e colori. E niente, sono felicissimo ragazzi, perché come vi ho detto è una Collector's che pensavo mi sarebbe sfuggita, alla fine siamo riusciti a prenderla. È stato un unboxing faticosissimo, il PC mi ha crashato circa 7 volte, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Penso sia un contenuto importante perché non è così diffusa, almeno al momento. Spero che in un modo o nell'altro riescano a distribuirla un pochino meglio, o che Amazon prima o poi riesca a vendere le copie che ha messo in pre-order. Tanta roba, tanto rispetto per il consumatore, prezzo tutto sommato abbordabile, box esterno impostato in modo molto elegante, piena di gadget, piena di roba, gioco per me uno dei migliori dell'anno scorso, per un'edizione fisica che sì, l'abbiamo dovuta sudare, però alla fine c'è, è arrivata. E sono felicissimo di aver messo in collezione, ed è una delle ultime cose che desideravo avere per Nintendo Switch. Che dire, spero che questo unboxing vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se questa edizione vi piace, vi interessa, se l'avete presa, se siete riusciti a recuperarla, e se video del genere vi piacciono, vabbè, sapete cosa fare. Ancora grazie ai ragazzi di livello 17 per avermi aiutato in questa impresa, ripeto, non è un contenuto sponsorizzato. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo, Sony, blasfemi, ma soprattutto unboxate duro. Io sono il poro Blasphemous Michele 2 Collector's Edition. Ciao. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...